Come reagireste se vi dicessimo che più di 100 anni fa, in un paesino della provincia di Macerata, nasceva un fenomeno di emancipazione che ha reinventato il modo di concepire il lavoro femminile? Sai qualcosa sulle gabrielline? Sicuramente erano delle donne che avevano trovato un po' di emancipazione nel lavoro grazie anche al fatto che Nazareno Gabrielli andava incontro alle loro necessità di madri, non solo di lavoratrici. E pensare che siamo negli anni 20. Infatti, come la società del tempo imponeva, la donna doveva essere madre e custode del focolare domestico, escludendo ogni altra possibilità. Finché almeno, a Tolentino, non arrivò la Gabrielli. Essere Gabriellina, io penso che fosse una cosa molto importante per molte ragazze tolentinate. Era come se avesse salito un gradino in più nella scala sociale. Lavorare significava intanto fregiarsi di una etichetta. Io lavoro. Io sono donna, ma lavoro. Donne e lavoratrici, per la prima volta, grazie a Nazareno Gabrielli, si apriva loro un'opportunità, quella di lavorare e trovarne gratificazione, guadagnandosi uno stipendio che non aveva nulla da invidiare a quello di un uomo. Magari si rovinavano un po' le mani, ma niente in confronto delle loro compaesane che lavoravano in conceria o nei campi. Allora, cosa saltava all'occhio di queste ragazze? Che erano felici. In queste foto io vedevo, soprattutto quando erano fuori dal laboratorio, giovanissime, sui 15 anni, la gioia, il rapporto era da maestra ad alunna. Di quello che so di Maria Gabrielli era di poche parole. Credo che però l'esempio fosse fondamentale. E proprio Maria Giachetti, moglie di Nazareno Gabrielli, fu in un certo senso la prima gabriellina, affiancando il marito e altri 4 operai quando Villa Gabrielli nemmeno esisteva. Con il suo decorare fino e floreale, improntò la produzione dell'azienda e trasmise il suo sapere alle tante ragazze che venivano a lavorare. E così di generazione in generazione. Per questo, oramai che purtroppo molte di loro non ci sono più, possiamo contare sul ricordo di chi l'ha vissuta da vicino. Come Giuseppe, figlio di Anita, Gabriellina. Gli operai, quasi tutti gli operai, le operaie della Gabrielli portavano a casa il lavoro per fare cose che non avevano potuto realizzare durante la giornata. E quindi ricordo questi dopo cena pieni di lavoro nella sala da pranzo, sul tavolo dove non c'erano più piatti ma c'erano questi pezzi di pelle, che venivano lavorati. Il lavoro aumenta e la Gabrielli cresce. Arrivano gli anni 50, l'età di Marilyn e Mina. Compare una nuova femminilità e le gabrielline rimangono al passo. Non a caso, infatti, Tolentino le ricorda ancora per i bellissimi abiti scelti seguendo le prime nascenti mode. Tra i loro negozi preferiti c'è sicuramente Fericetti, gestito da Bruna. Facevano le gite, facevano le cene, era come un regalo che dava a loro, e lo meritavano, no? Loro hanno lavorato tranquille, contente e soddisfatte. Nazareno Gabrielli offriva alle donne il riscatto. Riscatto da una vita da comparse, verso ruoli sempre maggiori e crescenti. Eleganza, quindi, non significava sfoggiare il pregio della propria condizione, ma vedere concretizzarsi il lavoro di una vita. Realizzazione, ma non ostentazione, come lo stesso Nazareno Gabrielli aveva insegnato.